Un binomio perfetto destinato a grandi traguardi, con un giudizio che non lascia spazio ai commenti, è stato Massimiliano Fantini, insieme al figlio compagno Bacco, un setter inglese di grande movimento ed eleganza, a vincere il primo trofeo Francesco Perotti, che si è svolto presso un'azienda agrituristico venatoria, la tenuta del principe a San Faustino d'Orvieto. Nella suggestiva cornice della storica tenuta orvietana della famiglia Perotti, per la regia della Federcaccia della provincia di Terni, quella umbra rappresentata dai presidenti Giulio Piccioni e Franco Di Marco, con il contributo insostituibile di Fausto Prosperini e Alvaro Broccatelli, tanti appassionati di caccia e cinofilia si sono ritrovati per vivere una giornata di grandi emozioni. Spero sia andato tutto bene, per noi è stato un momento importante e speriamo di ripeterne ancora. Complimenti a chi ha vinto, perché sono veramente bravo, tu, il cane, adesso io non è che sono un grandissimo esperto, però l'ho visto, è veramente un bellissimo cacciatore, per cui finiamo adesso in bellezza questa giornata. Se non recuperiamo i valori della cultura della ruralità, della vita all'aria aperta, del godere e del rispetto del territorio e dei frutti animali o vegetali, ovviamente, del territorio, noi siamo del gatto, non possiamo pretendere di difendere, di dare un futuro alla nostra passione, se non partiamo dal principio, dal problema principale, che è quello appunto di far riapprezzare che cosa significa cultura della ruralità, con tutti i saperi, con tutti i sapori, con tutte le abilità che hanno originato e che sono all'origine, diciamo, della caccia. Per cui le manifestazioni servono, è il modo per interloquire con la società un pochino più retriva. Noi abbiamo in mente, lo so bene, dei progetti, finisco subito, dei grandi ambiziosi progetti anche per ricollocare, per far riapprezzare, per riposizionare la cultura venatoria nell'ambito di questo, anche tramite la gastronomia e l'enogastronomia. Dice, io so bene che quando parlo con qualche cacciatore, con un altro ieri sera stavo alla solita armeria, dice, ma quelli abbiamo sentito Spoleto, quelli sì, ma quelli sì che hanno detto, hanno detto che bisogna menare a chi non la pensa come noi. Io dico, se pensate che hanno ragione, io per carità mi inchino. Io sono per perseguire Federcaccia, per perseguire un'altra strada. E se pensiamo che nei paesi mitteleuropei, centroeuropei, Austria, Svizzera, anche la Germania, ormai oltre il 20% delle carni consumate e comprate in macelleria sono di selvaggina, ungulati, grandi ungulati, ma sono di selvaggina, voi capite che non c'è miglior difesa che la mamma o la nonna, che se lo può permettere perché costa un po' di più, che va a scegliere carne di selvaggina perché non c'ha gli OGM, non c'ha gli estrogeni, non è stata punturata, eccetera, eccetera, eccetera. Guarda caso, la carne di selvaggina lo sanno tutti che l'ha procurata il cacciatore, non di allevamento. Per cui passa anche lì, tramite anche una cosa che fino a qualche anno fa non ci pensavamo, la difesa della nostra passione. Per cui io chiedo, nel ringraziarvi per aver partecipato a questo trofeo, a questo premio importante, bello, chi fa cinofilia ha un dovere in più, secondo me, rispetto al cacciatore che va solo a caccia. Ha un dovere in più, perché ha una sensibilità in più, perché tramite il cane, tramite l'ausiliare, mette in campo e tramanda le abilità venatorie, i saperi venatori. Quindi avete anche il dovere, aiutateci a tramandarli, a farli apprezzare agli altri. C'è bisogno. Quando siamo aggrediti, è nella natura umana reagire con violenza, verbale, culturale intendo. Non è questa la strada. Noi dobbiamo conquistare alla causa. Per cui grazie per quello che fate, grazie per il contributo che darete, grazie per voi. Abbiamo notato una qualità elevatissima dei cacciatori, degli sportivi ternani nel Santuberto. C'è stata, mentre prima Perugia soverchiava nella presenza agonistica, no, Terni, abbiamo visto che ci sono dei soggetti che con pochissime rifiniture, ci vorrebbe che la presidenza regionale pensasse di istituire anche una, diciamo,
una struttura di assistenza sportiva, diciamo, a queste attività, perché con piccole rifiniture noi possiamo ambire a svolgere ruoli importanti a livello nazionale e a livello internazionale. Non soltanto quelli che hanno partecipato al barrage, perché poi, come tutte le attività sportive, in tutte le attività sportive incide moltissimo la fortuna, la partenza del turno, la prima, ci vogliono nervi d'acciaio per reggere anche la piccola disavventura iniziale. Ancora non siamo pronti per fare queste cose qui. Le piccole malizie che altri atleti che hanno raggiunto traguardi di riguardo sanno che è necessario avere, perché sta lì la differenza, è sul punto, è sulla valutazione degli effetti che produce anche la valutazione di fatti che altri non riescono a fare. Nella mia batteria ho visto un cane che non avevo mai visto, che poi è quello, posso già annunciarlo dal momento che sono presidente della Ancor, è quello che ha vinto il barrage, è il cane Bacco di Pantini Massimiliano. Il cane che ha vinto, ma ha vinto, cioè il cane migliore è quello secondo me, ma anche il binomio è eccezionale, sì. Perché il Pantini, già l'ho detto lì sul campo, il Pantini ha fatto una seconda canna che vale molte volte più di una prima, perché è stato un tiro veramente da grande cacciatore. Perché detto questo, io sono stato contento di aver giudicato questa manifestazione, che è stata organizzata secondo me in maniera eccellente. Ho visto molta partecipazione dei dirigenti, dei cacciatori appassionati, ho visto, come ho detto, cani tutti bravi, salvi qualche riporto, anche giovani, nuovi che io non conoscevo. E grazie di essere venuti e speriamo di rincontrarci presto per manifestazioni di questo livello. Grazie di essere venuti. Allora, mi sono messo una cosa in tasca ed è lo scudetto di Federcaccia, di campioni di Federcaccia. Questo scudetto, che forse mezzo secolo fa era molto frequente in Umbria, ultimamente è stato sempre un pochino più raro. In questi ultimi 4 anni la sezione provinciale di Terni, con lo Schitte, con Franco, non mi ricordo il cognome, mi perdonerà, con la Fossa l'anno dopo con Fabietto Feliziani, con la squadra di Cinghiale, campione d'Italia del 2014, questo è il loro scudetto. Abbiamo scoperto quest'anno con Mauro la presenza di un campione italiano di basti, di tiro a palla per Federcaccia, che era una specialità che non conoscevamo, tant'è che domenica prossima noi faremo una manifestazione di questo genere. Bene, questi sono i risultati che vorremmo con entusiasmo portare tra di voi per dare un valore a cose come queste, che questa azienda, oltre a tutta l'ospitalità, la location che ha messo a disposizione, ci ha offerto. Questo primo trofeo, Francesco Perotti, che veramente, ho detto, per noi è stata una sorpresa, ringrazio Fausto e ringrazio la proprietà per avercelo concesso, e io come presidente, ma tutto il gruppo dirigente, vi aspettiamo. Quanti sarà possibile alla festa, alla fine di questo ciclo di manifestazioni, che questa è la prima, alla fine di queste manifestazioni, per luglio, quando effettivamente concluderemo questo percorso e premieremo tutte le squadre e tutti i concorrenti che sono stati in classifica. Vi ringrazio perché ci avete regalato una bella giornata e speriamo di essere stati all'altezza della situazione. Ci siamo permesso di dedicare questo trofeo a nostro padre Francesco Perotti, che aveva nella caccia era il suo modo per vivere il fratello. Lui aveva un fratello cacciatore, ha sempre cercato di fare la caccia per stare insieme con il fratello, quindi partiva, andava su al nord a fare queste cacciate in questa riserva di caccia dove siamo stati con Fausto.
che ha degli altri temi sulle anatre, però era un modo per vivere il fratello, quindi questo abbiamo voluto dedicarlo a lui e ne siamo orgogliosi. Grazie a tutti della partecipazione, della presenza, grazie Alvaro, grazie a Fausto, grazie a tutti voi di questa bella giornata veramente condivisa con entusiasmo, con gioia e con passione. Ringrazio veramente, aggiungo, ringraziamenti sono tanti, ma li dico e li formulo con veramente con tanto affetto, con tanto cuore, perché è una bella giornata. Non ho potuto partecipare alla parte operativa della manifestazione per altri problemi, però essere qui sinceramente fa piacere, perché parlare di caccia e stare in mezzo ai cacciatori è che ce l'abbiamo nel DNA, la pratichiamo la caccia, ma da un po' di anni a questa parte ci hanno chiamato anche, tu lo sai meglio di me, a gestirla. Forse la gestiamo anche male qualche volta, però insomma cerchiamo di fare del nostro meglio. Io ringrazio veramente tutti, ringrazio gli organizzatori, ringrazio la proprietà che ho conosciuto, ma sembra una persona molto squisita, molto gentile, molto disponibile, e di questo la Federcaccia ne va felice di poter fare queste manifestazioni. Io già ho avuto modo questa mattina di ringraziarvi e di ringraziare la proprietà che ci ha permesso di fare questa manifestazione. Giulio, io credo che la Federazione Italiana della Caccia della provincia di Terni anche con questa manifestazione ha fatto uno sforzo veramente eccezionale. Noi abbiamo una fortuna, abbiamo una direzione provinciale che guida la caccia con una mano certa e sicura. Non è per questo che dobbiamo stare tranquilli, però abbiamo dei bravi dirigenti che, come hanno dimostrato anche in questa occasione, hanno un forte legame con la società civile, con la società istituzionale, col mondo dell'agricoltura, col mondo ambientalista. E mi auguro che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, noi possiamo sviluppare, migliorare e potenziare queste iniziative. Giulio, io attraverso te vorrei ringraziare tutta la Federazione Italiana della Caccia. Questa sera, domani farò un colpo di telefono o due righe al nostro presidente nazionale che ci ha telefonato. Che ha perso una grande occasione. E il droga ha perso una grande occasione. Io l'ho detto oggi. Sono state dette tante cose. Io vorrei solo dire un'ultima cosa. Vorrei pregare la signora Giovanna di fare un caldo e affettuoso saluto e un forte abbraccio a suo marito, che non soltanto ci ha permesso di fare questa cosa oggi, ma lui ha iniziato diversi anni fa a fare questa attività. È stato un attento conservatore anche della fauna, perché diceva sempre: bisogna prelevare il capitale senza mai l'interesse senza mai intaccare il capitale. E ricordo una volta una battuta con suo marito, che ho avuto modo di ricordarlo, credo anche a lei, che l'abbiamo fatta qui, e fece un bellissimo tiro a una fagiana. Io rimane che gli ho portato come riconoscenza di questa bella azione, perché il prelievo è l'ultima azione, è l'ultimo atto che fa il cacciatore. Ci fu un cane che fece un bel lavoro, lui fece un bel tiro, facemmo un bel recupero e io gli portai una cravatta, che era una cravatta della federazione, quella dei campioni che davamo in occasione quella campionessa del campionato del mondo, e lui mi ha detto sempre che quella cravatta la conserva con grande passione, con grande amore. Come Perotti conserva quella cravatta con amore e con passione, noi dobbiamo conservare questa passione che è la caccia, con amore e passione, come lo fa signor Perotti. Grazie a tutti quanti. E certo non basta, ma tutti i cacciatori della Federcaccia e anche non Federcaccia.
Thank you.